ADN Kronos. Sanremo Express, il podcast di ADN Kronos che tutti i pomeriggi ti accompagna verso il Festival 2024 con fatti, storie e aneddoti. Ciao, sono Antonella Nesi e anche questo pomeriggio con Ilaria Floris ti portiamo a Sanremo. Oggi è giovedì 18 gennaio. In una delle puntate precedenti ho parlato insieme a Dario Salvatori degli autori delle canzoni di Sanremo 2024, ma da quella puntata ne è scaturita un'altra, perché mi sono resa conto che molte persone fanno fatica a capire come mai alcuni brani sono firmati da molti autori, 5, 6, 7 autori per una canzone. Quest'anno il record con ben 7 autori è del brano I per me, tu per te di Geolier, firmato dallo stesso rapper napoletano all'anagrafe Emanuele Palumbo, con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, con i producer partenopei Davide Totaro, Francesco D'Alessio e Gennaro Petito e con il producer cremonese Michelangelo. Al secondo posto della curiosa classifica dei brani per numero di autori c'è Governo Punk dei Bunker 44, firmato da 6 autori, sostanzialmente componenti della band Collettivo, a cui si aggiunge Jacopo e Torre. Ma tantissimi sono i brani firmati da 5 autori, mentre solo 2 al momento risultano firmati solo da un autore. È il caso di Diodato con Ti muovi e di Giuliano San Giorgi per il pezzo dei Negramaro Ricominciamo tutto. Per capire meglio cosa c'è dietro a questo proliferare di firme per ogni brano, ho chiamato Giulia Anania, cantautrice e spessissimo autrice per altri artisti, da Tiziano Ferro a Laura Pausini, da Emma Marrone ad Annalisa. Non vi dovete allertare per forza se vedete tanti autori in un brano, perché è sempre, diciamo, esistito. Anche ai grandi successi come pensiamo al Mondo Volare, Perdere l'amore, che siano magari dei team di lavoro, no? E che magari poi quella stessa canzone ha bisogno di altre mani per evolversi, eccetera. Sì, che ci possa essere un team creativo numeroso, un approccio da collettivo o nei casi peggiori una carenza di idee ci sta. Ma il sospetto è che dietro al dilagare del fenomeno ci sia soprattutto un movente economico. Vi dovete allertare quando vedete che nelle firme di un brano ci sono non autori, quindi manager, discografici. Poi un'altra cosa, diciamo, che accade, ovvero che gli autori vengono proprio ricattati in un certo senso. Vuoi che ti canto la canzone? Ok, allora la firmo pure io. Il manager dice: vuoi che il mio artista canti la tua canzone? La firmo anche io. E quindi poi lì lo sentirete a Sanremo che annunciano 20 nomi, a volte capita per questo motivo. E infatti, oltre al moltiplicarsi degli autori per ogni brano, si moltiplicano anche gli editori. Questa cosa degli editori accade in un modo normale, anche perché, per esempio, ho le edizioni Warner, un altro Davide Simonetta, edizioni Eclectic e Dardust edizioni Universal. Noi 3 scriviamo insieme e quindi i 3 editori hanno, come si dice, ognuno la propria parte. Anche tra gli editori spesso ci sono gli stessi artisti, che ormai in moltissimi casi sono proprietari di una o più etichette. E l'aumento del numero di nomi su un singolo brano è probabilmente legato anche alla volontà di tenere in casa la fetta più grande della torta. E poi spesso le edizioni vengono aperte banalmente sempre per scroccare punti. Quindi quello che può capitare è che io scrivo una canzone con un'altra autrice, per esempio. Poi arriva il cantante che dice: vabbè, però se vuoi che te la canto devo firmare anch'io. Poi arriva il manager che dice: lo voglio firmare anch'io. Poi dicono: guarda, c'è l'arrangiatore che vuole riarrangiarla, però useremo il vostro arrangiamento. Quindi già anche questa è un'altra cosa che accade. Arriva produttore X che in qualche modo firma anche la produzione e quindi vuole essere anche lui autore. Poi magari arriva la zia, il cognato, quello e quell'altro, e tu dici: scusate un attimo, e insomma va a finire che è un grandissimo successo che hai scritto, non ti posso neanche offrire una pizza, ecco.
da questo grande successo che senti in radio. Questo è anche il motivo per cui io che amo tantissimo il mio lavoro, da quando ho 20 anni vivo di canzoni, e anche per fortuna tante di queste canzoni sono state dei reali successi in cui gli artisti per cui ho scritto hanno realmente collaborato, sono stati gentili con me, non hanno rubato nulla. Però ecco, visto che negli ultimi anni questa è diventata proprio un vero e proprio ricatto, è stato anche il motivo per cui ho deciso di, come autrice, defilarmi un po', perché non hai proprio un modo di difenderti, e questa è la cosa brutta. Mentre in America gli autori hanno costituito, come dire, una sorta di sindacato insieme, per cui cercano di opporsi a questi ricatti, qui in Italia, con tutto che tutti noi subiamo questa cosa, poi alla fine non siamo protetti in nessun modo, è un ricatto vero e proprio, cioè o fai così o se no non te la canta e non esce la canzone. Nell'attesa di proseguire la chiacchierata sul tema, davanti a una pizza, ci salutiamo allora con una riflessione. Sicuramente oggi pubblicare un brano, che spesso va direttamente soltanto sulle piattaforme di streaming, ha costi irrisori rispetto al passato, perché la cosa che costava di più era stampare e distribuire il disco fisico, e questo sicuramente ha reso l'accesso alla professione più democratico, diciamo. Ma arrivare a vivere di musica non è affatto facile. Come cantava Gianni Morandi, uno su 1000 ce la fa. E tu che ci ascolti, lo sapevi? Scrivicelo nei commenti. Sanremo Express è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adncronos.com.